i podcast di LCN Sport. Ultimo giorno di calcio mercato. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. È martedì 31 gennaio 2023, quindi ultimo giorno della sessione invernale dedicata alle trattative per le società professionistiche in entrata e in uscita, salvo poi la possibilità di completare nei giorni seguenti attingendo dalla lista degli svincolati, mentre chi avrà qualche situazione ancora aperta che andrà magari a definire dopo le ore 20 odierne dovrà svincolarsi prima del termine e poi continuare in modo privato, diciamo così, con i propri discorsi con le società interessate. Al di là di quello che può essere questo discorso relativo a una situazione particolare, sono bene o male due le situazioni in entrata che dovrebbero caratterizzare quest'ultima giornata. Usiamo come sempre il condizionale perché diciamo che abbiamo avuto ragione a farlo nelle situazioni Buric e Carson. Christian Bonino, operazione definitivamente in conclusione con significato positivo. Il Lecco ha resistito anche all'ultimo inserimento del Rimini, che aveva offerto Mencagli alla Fermana, ottenendo anche una risposta sulla carta positiva. Però il Lecco si è fatto forte di un accordo con il giocatore che aveva già trovato nel corso della passata settimana e di conseguenza per appunto ha fatto forza su quello e ha portato a casa tutto ciò che era necessario concludere. Per la sostituzione la Fermana guarda in casa del Vicenza, quindi ha sistemato anche questa situazione. Via libera al ritorno di Bonino alla Pro Vercelli e da lì trasferimento verso Lecco, quindi con 6 mesi di ritardo si completa questa trattativa che era stata impostata per l'appunto durante i mesi più caldi dell'anno. Lo score di Mulino con la Fermana non è stato straordinario, 22 partite e un solo gol realizzato, ha giocato però comunque abbastanza poco a livello di minutaggio. Diciamo che nelle ultime due stagioni il rendimento è stato dal punto di vista numerico un po' quello, 3 gol con la maglia da Pro Vercelli, però non è stato mai titolare né da una parte né dall'altra. Lecco magari potrebbe trovare la chiave di volta, lui la doppia cifra l'ha sfiorata nel 18-19 con la Juventus Next Gen, con 9 gol fatti in 33 partite di cui solo la metà disputate da titolare, e quindi magari poi si può scoprire che il Lecco si sarà portato in casa uno come Brunori. Tutto sommato c'è anche una piccolissima assonanza tra i cognomi, che comunque l'anno scorso è esploso con la maglia del Palermo dopo essere finito addirittura in eccellenza, ovviamente se lo augurano i tifosi blu celesti. Il giocatore proprio oggi è atteso a Lecco per allenarsi con la sua nuova squadra, quindi ci aspettiamo l'ufficializzazione della trattativa a titolo definitivo già nel corso della mattinata odierna, quindi tra poche ore. Bonino che quindi arriva a completare la rosa di mister Luciano Foschi, che aveva bisogno di un attaccante, ne ha parlato a volte esplicitamente, a volte meno, però comunque la mancanza di un centravanti vero e proprio con Pizzauti era abbastanza lì da vedere. Se lo ritroverà eventualmente, se sarà confermato, anche in estate, quando comunque tornerà a disposizione anche Umberto Eusepi. Non sarà l'unico discorso, perché poi nel corso della giornata abbiamo appreso un'altra notizia, ovvero Lecco forte su Bianconi dell'Ancona. Bianconi che è un difensore centrale che può essere impiegato all'uopo anche davanti alla difesa, l'ha giocato quel ruolo facendo anche delle cose discrete, almeno così abbiamo appreso da quelle che sono le referenze in ambiente dorico. Ci hanno detto di un giocatore che ha fatto bene da quelle parti, che era in scadenza, che secondo le indiscrezioni riferite da tutto ci dovrebbe arrivare in prestito. C'è anche da dire che però è in scadenza per l'appunto a giugno, quindi poi bisogna vedere se rinnoverà magari prima di venire a Lecco o se ci sarà un preaccordo poi per iniziare la prossima stagione con già un contratto all'ombra del Resegone. Magari in estate Lecco dovrà affrontare il discorso relativo alla sostituzione di
di Matteo Battistini. È vero che oggi può apparire un discorso prematuro, ma è chiaro che se proseguirà anche nel girone di ritorno mantenendo il rendimento visto nel girone d'andata, sarà difficile non doverlo cedere al piano superiore. Comunque ha un contratto fino al 2024 e il Lecco è in tal caso destinato ad incassare una cifra interessante per un giocatore arrivato a piena maturazione. Questo poi si vedrà. Intanto pensiamo a Bianconi, che per l'appunto è bolognese, è andato in Svizzera in giovane età al Winterthur, poi ha fatto ritorno nelle sue terre natie, è andato proprio al Bologna settore giovanile nel 2015-2016, poi ha giocato 2 anni in primavera, nel 2018-2019 il salto tra i grandi, 28 presenze e 2 gol in Serie D con il Tutto Cuoio, passaggio in Serie C a Como, solo una gara nel 2019-2020, poi è arrivato il Covid, è tornato in Serie D a Gozzano, giocarsela insieme a Ciccio Carbone, a vincere il campionato con il Gozzano, 33 partite senza gol, poi il Gozzano ha rinunciato alla categoria. L'anno scorso è tornato in Serie C per la prima volta con una certa maturità, appunto all'Ancona Matelica, che come ben sapete era il primo anno, doveva tenere la doppia denominazione, 23 partite senza gol, e poi quest'anno 15 partite, 16 con la Coppa e 2 reti messe a segno con l'US Ancona 1905, che ha ereditato a 360 gradi quella che è la grande storia della squadra biancorossa. Quindi parliamo di un giocatore giovane, perché è un classe 99, che però ha già fatto vedere di poter stare in questa categoria, appunto disputando 42 partite in un anno e mezzo con l'Ancona, 43 considerando l'esperienza sull'altro ramo dell'Ario. Su di lui c'era anche San Giuliano del DS Alessio Battaglino, che quindi non ha affondato il colpo, e Lecco è ben indirizzato sulla conclusione dell'affare. Vedremo poi a cose fatte, se così sarà, quale sarà la formula. In tal caso comunque si dovrà portare a termine una cessione. I due indiziati sono Simone Pecorini, che non ha fatto sicuramente bene sul campo del Mantova, o Luca Stanga, che eventualmente potrebbe anche partire in prestito, non classe 2002, ha un contratto con il Lecco che scadrà il 30 giugno 2024, 2 sole presenze, una in Coppa e una comunque abbastanza positiva sul campo della Pro Sesto, recentissima, quindi poi non è stato confermato a Mantova, facendo anche un po' storcere il naso ai più, e quindi potrebbe magari trovarsi una squadra dove andare a giocare proprio in Serie C e poi eventualmente tornare in estate con una formazione migliore all'ombra del Resegone. Discorso Lecco Albino Leffe, si giocherà mercoledì alle 18, ve lo ricordiamo, diretta LCN Sport dalle 17.45 dei nostri studi, per chi non potrà essere presente a Riga Monticeppi, che come sempre è la cosa che vi invitiamo a fare. Sicuri 2 assenti, Stefano Girelli sul lato dell'Ecco e Luca Petrungaro su quello dell'Albino Leffe, quindi due pedine che mancheranno a Foschi da una parte e a Biava dall'altra. Si trovano due squadre di cui abbiamo parlato ieri, parleremo magari un po' più approfonditamente domani nei numeri, come di consueto vi accompagneremo al prepartita dandovi quelle che possono essere le probabili, possibili più che altro formazioni su entrambi i lati, anche dopo aver acquisito le informazioni necessarie sulla situazione di Ardizzone, colpito duro a Mantova, è uscito alla mezz'ora circa del primo tempo, sul possibile rientro di Battistini, sul miglioramento delle condizioni di Giudici e Abuso, che magari potrebbero giocare dal primo minuto proprio contro la squadra bergamasca. Per questo vi rimandiamo al podcast di domani, intanto oggi seguiteci su lcnsport.it, perché sono attese almeno 3 ufficializzazioni, sia considerando le operazioni da chiudere in entrata, vi ricordo Bunino e il difensore Bianconi, sia per quella che andrà a chiudere le operazioni in uscita con Pecorini e Stanga tra i due candidati, per anche non sovraffollare una lista che ha già creato problemi sul finire del 2022. Come sempre, forza Lecco, buona giornata a tutti.